È vero che la diagnosi oggigiorno di carcinoma della prostata nei confronti del paziente e dei suoi familiari rischia di essere un momento estremamente devastante e quindi carico di enormi tensioni e di enormi bisogni di informazione. Io credo che in un primo momento è necessario che il medico fornisca in maniera semplice, comprensibile, tutta una serie di informazioni legate al tipo di patologia prostatica che è stata diagnosticata. Oggi sappiamo che esiste una varietà estremamente importante, una gamma di presentazioni del carcinoma prostatico che va da malattie estremamente poco aggressive, quasi mai mortali, e invece dall'altro capo della gamma malattie estremamente aggressive e molto e quindi che hanno un rischio di mortalità molto elevato. Quindi è importante come prima cosa che il medico che fa la diagnosi sulla base di un PSA elevato, sulla base di sintomi urinari importanti, comunichi al paziente in maniera semplice questo tipo di informazione: che razza di tumore alla prostata è stato diagnosticato. Perché, secondo aspetto dell'informazione, il tipo di trattamento che ne seguirà è direttamente legato al tipo di malattia che si è diagnosticato. E quindi abbiamo, se la malattia è stata diagnosticata in una forma poco aggressiva, addirittura la possibilità di proporre al paziente una semplice sorveglianza. Abbiamo dei dati che sono stati accumulati negli ultimi anni che ci dicono che non tutti i carcinomi della prostata devono essere immediatamente trattati. Ce ne sono quelli che si presentano con caratteristiche, come ho detto, di bassa aggressività, che possono giovarsi di un semplice programma di sorveglianza attiva. Certo, è un programma rigido, non è giusto dire al paziente torni a casa, non la voglio più vedere, no. L'idea è quella di mettere in campo la ripetizione di esami che vanno dal PSA, che vanno eventualmente da una risonanza magnetica della prostata, da una ripetizione delle biopsie della prostata, ecco, un programma che possa seguire nel tempo l'evoluzione delle cose. Un intervento, se sarà necessario, può essere quindi tranquillamente rinviato fino al momento in cui la malattia non presenterà caratteristiche più gravi, più importanti. Quindi è importante dare al paziente le informazioni sulla sua patologia in un caso del genere, perché un programma di sorveglianza potrebbe essere del tutto accettabile. Per forme invece più aggressive, quindi che si presentano con tassi di PSA più elevati, con forme dunque istologicamente sulle biopsie che sono state fatte nella prostata più aggressive, invece un trattamento immediato deve essere fatto ed è necessario. In questo ambito è fondamentale, ormai l'abbiamo capito, che il paziente possa giovarsi di un'informazione sulle differenti possibilità terapeutiche, che sia un'informazione la più possibile completa, data da tutti gli specialisti che intervengono nella presa in carico della sua patologia. Quindi il chirurgo sicuramente in prima battuta è molto spesso quello che ha fatto le biopsie della prostata, ma anche il radioterapista. Ricordo che la radioterapia esterna, quindi con fasci esterni prodotti da una macchina che si chiama un acceleratore lineare, o la radioterapia interna chiamata brachiterapia, dove si vanno a impiantare all'interno della ghiandola prostatica delle cariche radioattive, sono trattamenti del tutto legittimi per una malattia prostatica, e quindi il paziente deve avere la possibilità di incontrare questi specialisti per discutere di qual è il trattamento che più si adatta alle sue aspettative, oltre che naturalmente che più è adatto per il tipo di patologia di cui è stato trovato affetto. Ma questo concetto di un approccio che sia davvero multidisciplinare, dove cioè il paziente abbia la possibilità di discutere della diagnosi e dell'approccio terapeutico con differenti medici che stanno di fronte a lui, è oggigiorno una cosa assolutamente acquisita e che dovrebbe essere assicurata a tutti i pazienti che hanno un tipo di patologia del genere. Di più,
sempre più abbiamo la nozione che nelle forme più avanzate, nelle forme più aggressive, anche l'oncologo medico, cioè il medico che è specialista nella gestione della chemioterapia piuttosto che di altri farmaci che possono essere utili in questa fase, deve entrare anche lui nella multidisciplinarietà dell'approccio. Quindi il messaggio fondamentale è che oggi, nel 2020, il paziente ha diritto a un'informazione che sia la più completa possibile sul tipo di patologia di cui è affetto e ha diritto soprattutto a un approccio che sia il più multidisciplinare possibile. Certo, sono momenti importanti nella vita di un uomo, una diagnosi del genere, e quindi anche un approccio psicologico adatto alla situazione deve essere importante e deve essergli fornito. Quindi sempre di più si va verso una medicina che deve diventare una medicina multidisciplinare nella gestione di un paziente di questo tipo.